Maria di Nazareth, nata più di 2000 anni fa, la donna ebrea diventata la madre di Gesù, continuerebbe ad apparire nel mondo. Secondo alcuni studiosi, le apparizioni mariane sarebbero 2400, già a partire dal primo secolo, fino ad oggi. Nella modernità non l'hanno fermata lo scientismo ateo, i totalitarismi, l'incredulità, il materialismo, l'indifferenza religiosa e tutti i mali dell'umanità. Maria sembra intervenire nella nostra storia proprio quando siamo più in difficoltà. Il francese René Laurentin è uno dei teologi più autorevoli nel mondo per i suoi studi su Maria. Perché la Madonna appare? Personalmente ritengo che esiste la possibilità di una comunicazione tra la Vergine che è in cielo e noi che siamo qui, sulla terra. Ma è una comunicazione difficile perché la Vergine fa parte dell'eternità e noi non possiamo accedere all'eternità, come dice la Bibbia, senza prima morire. C'è dunque un filtro e se questi veggenti sono in grado di vedere la Vergine così come è in cielo, la vedono in un altro modo perché è la Vergine che si adatta ai veggenti. Sono quindi in gioco un gran numero di modalità sia da parte della Vergine sia per quanto riguarda la ricettività dei veggenti. Questi ultimi infatti la vedono a distanza molto ravvicinata, come se scendesse dal cielo, ma io non credo che scenda veramente, credo piuttosto che si crei una forma di adattamento reciproco. Sono milioni i fedeli che visitano i santuari sorti spesso per richiesta della Madonna in ogni punto della terra. In Europa a Lourdes, Fatima, Częstochowa, Rue de Bac a Parigi, La Salette, ma anche Guadalupe in Messico, Aparecida in Brasile, Akite in Giappone e Kibeo in Ruanda. E con il fenomeno ormai trentennale di Medjugorje costituiscono una roadmap dello spirito e si affermano come punti luminosi di speranza e di riconciliazione sopra una storia di guerre, di ferite, di errori e di orrori. In un'attualità complessa, tra crisi morali ed economiche, è primavera possibile. Maria è quella che, come ha detto più volte Papa Benedetto XVI, accompagna il cristiano con mano materna nelle asperità della vita. Ogni due del mese, tra le 8:30 e le 9:30 del mattino, su questa collina di Medjugorje, un piccolo paese cattolico della Bosnia-Erzegovina, si radunano decine di migliaia di persone e aspettano l'estasi di Mirjana Dragicevic, una dei 6 veggenti che da oltre 30 anni dicono di parlare con la Gospa, in lingua croata, la Madonna. Qui si presenta come la regina della pace e avrebbe rivelato, come a Fatima e in molte altre apparizioni nel mondo, messaggi e segreti. Non per spaventare, ma per richiamare tutti alla conversione, alla preghiera, per invitare con l'amore semplice e intenso di una madre ad aprire il cuore e a seguire Gesù e il Vangelo. Così è successo anche il 2 maggio scorso ed ecco il messaggio che sarebbe stato dato da Maria alla veggente per tutti. Cari figli, con amore materno io vi prego, datemi le vostre mani, permettete che io vi guidi. Io, come madre, desidero salvarvi dall'inquietudine, dalla disperazione, dall'esilio eterno. Mio figlio, con la sua morte in croce, ha mostrato quanto vi ama, ha sacrificato se stesso per voi e per i vostri peccati. Non rifiutate il suo sacrificio e non rinnovate le sue sofferenze con i vostri peccati. Non chiudete a voi stessi la porta del paradiso. Figli miei, non perdete tempo, niente è più importante dell'unità in mio figlio. Io vi aiuterò, perché il Padre Celeste mi manda affinché insieme possiamo mostrare la via della grazia e della salvezza a tutti coloro che non lo conoscono. Non siate duri di cuore, confidate in me e adorate mio figlio. Figli miei, non potete andare avanti senza pastori, che ogni giorno siano nelle vostre preghiere. Vi ringrazio. Gospa, Majka moja, Gospa, Majka moja.
Per chi assiste, è un avvenimento che può cambiare la vita personale, riconciliare le famiglie, rivitalizzare i gruppi e le comunità cristiane, spalancare ai giovani un orizzonte di senso e fornire una risposta alle domande più profonde, ricostruire nella società, tra le generazioni, tra le professioni, tra le culture e le religioni, un ambiente sano, di fiducia, dialogo, partecipazione e convivenza tra diverse sensibilità che si integrano e si completano. È una risposta alla ricerca di una dimensione umana, calda e affettiva della spiritualità, ma anche viceversa del bisogno di una ragione umana aperta alla fede, di una razionalità non fredda, ma illuminata da un Dio amore. Non il lontano architetto dell'universo, indifferente al tuo destino, ma un Dio vicino, che nella più vera esperienza cristiana ti viene a cercare con infinita misericordia, si compromette con te, dà la sua vita per te, e ti dona una prospettiva di salvezza e di felicità per la vita eterna. Ma come è nata la realtà di Medjugorje? Allora, estate 81, 24 giugno e San Giovanni e in paese non si è lavorato niente, e Ivanka e io, come due ragazze di 15-14 anni, abbiamo voluto stare un po' da sole. In un momento Ivanka mi ha detto: io penso che è la Madonna sulla collina. Io non ho guardato, perché noi siamo cresciuti in comunismo in Jugoslavia e da noi fede non era libero come da voi. Per questo io non sapevo per Lourdes, per Fatima, per possibilità che Madonna appare sulla terra. E quando Ivanka mi ha detto che lei pensa che è la Madonna sulla collina, io ho risposto un po' duro, ho detto: sì, lei non ha sicuro niente altro da fare, è venuta da noi due. E ho lasciato Ivanka in quel posto e volevo tornare a casa. Ma quando ero vicino di prime case, sentivo dentro di me una chiamata così forte che proprio dovevo tornare indietro. E quando sono tornata ho visto Ivanka in lo stesso posto. E lei mi ha detto: guardi adesso, per favore. E io ho visto in mezzo a dei sassi una signora in un vestito lungo, grigio, come tiene bambino in braccio. Io sentivo tutte le emozioni che esistono insieme, e paura, e gioia, e non capivo sono viva, morta. E io sono scappata a casa. Tutta la notte ho pregato, perché solo in preghiera stavo bene. Domani noi abbiamo visto Madonna in lo stesso posto, solo che questa volta non aveva bambino in braccio. Lei si è presentata, le ha detto: figli miei, non dovete avere paura di me, io sono Regina della Pace. ...24 e 25 giugno 1981, due giorni decisivi per l'avvenire di sei bambini. Mirjana Dragicevic, oggi è sposata, ha due figlie e dice di vedere ancora la Madonna il 18 marzo di ogni anno e il 2 di ogni mese. Preghi in particolare per quelli che ancora non hanno conosciuto l'amore di Dio. Mirjana, fin dal 1982, avrebbe ricevuto dalla Regina della Pace i 10 segreti e sarebbe proprio lei che dovrà un giorno renderli pubblici. La Madonna le avrebbe chiesto di scegliere un sacerdote al quale comunicarli alcuni giorni prima che accadano e lui a sua volta dovrà rivelarli a tutto il mondo. Come Mirjana, altri due veggenti, Ivanka e Jakov, avrebbero ricevuto dalla Madonna i 10 segreti e da quel momento la vedrebbero solo una volta l'anno. Ivanka Ivankovic avrebbe ricevuto il compito di pregare per le famiglie, sposata, ha tre figli. Due mesi prima che iniziassero le apparizioni è morta mia madre. In quell'occasione ho chiesto alla Madonna: Madonna, dov'è mia mamma? Lei mi ha sorriso dicendomi: è con me. Ecco, io sto adesso qui davanti a voi come testimone vivente che la vita al di là veramente esiste.
Eto, Bog mi je dao mogućnost i Majka Božja da sam mogla vidjeti svoju mamu kao što sada vidim vas. Dio e la madre di Dio mi hanno dato quella possibilità di vedere mia madre come adesso vedo voi. Koja me je zagrla i poljubila. Mia madre mi ha abbracciato e mi ha baciato. Koja mi je rekla, sine, ponosna sam na tebe. E mi ha detto, figlia mia, sono orgogliosa di te. Jacob Ciolo, il più giovane, quando iniziarono le apparizioni aveva appena 9 anni. Prega per i malati. È sposato con 3 figli. Ci sono altri ragazzi, anche bambini, molto più bravi di noi. Madonna ha sorriso e si è risposto semplicemente, vi ho scelto perché vi voglio così come siete. Alla mia domanda, se sarò in grado di accettare tutto e portare questo progetto che il Signore ci ha affidato, subito poco tempo dopo Madonna ci ha dato un messaggio che per me è stata la mia risposta. Madonna ha detto, cari figli, basta che voi aprite il vostro cuore verso di me, resto farò io da sola. Io vi voglio dire anche un messaggio della Madonna, che voi sapete, Madonna ha dato tantissimi messaggi qui a Medjugorje, però ci sono quelli che ti colpiscono sempre di più e quelli che ti dimostrano anche questo immenso amore di una madre, che a me piace tantissimo e spesso sempre lo dico a tutti i pellegrini. Madonna ha detto, cari figli, se voi sapeste quanto io vi amo, piangereste di gioia. Gli altri 3 veggenti sarebbero a conoscenza di 9 dei 10 segreti e continuerebbero quindi a vedere la Madonna tutti i giorni. Maria Pavlovic Lunetti prega per i consacrati e per le anime del purgatorio. Dal 1984 Maria sarebbe stata scelta dalla Vergine per ricevere il messaggio pubblico del 25 di ogni mese che la Gospa rivolge alla parrocchia e da lì viene diffuso in tutto il mondo. È sposata con un italiano, vive a Monza e ha 4 figli. Che cosa avviene durante un'apparizione? Noi ci preghiamo, quando la Madonna appare, sempre vediamo 3 volte una luce, poi arriva la Madonna. E quando arriva la Madonna sempre arriva sopra una nuvola, mai non ha toccato la terra. Arriva con un vestito grigio, con velo bianco, ha capelli neri, ha occhi azzurri, ha un pezzo sottovelo di capelli che si vede qua e vediamo che i capelli sono lunghi perché si vedono anche dietro. Un'armonia che è bellissima. Più c'è questa luce che le dà ancora più bellezza. C'è un messaggio particolare della Madonna che lei vuole ricordare? Ognuno di questi messaggi è bellissimo. A me ha colpito molto uno dove lei ha detto io desidero darvi il mio amore, voi lo date a altri. E questo mi ha commosso molto perché quell'amore della Madonna è immenso e il mio è molto povero. Io ho pensato come posso realizzarlo. La Madonna le ha affidato dei segreti. Come vede Maria il futuro dell'umanità? Bellissimo. La Madonna è unica che è ottimista, perché quando guardiamo e parliamo anche con scienziati, sono tutte le persone che sono molto negative. E la Madonna, nonostante che ci dà segreti, che dice che c'è pericolo, la stesso ci invita e io penso che lei è quella che dice fermi, ricominciamo, così non potete più avanti andare perché andate contro di voi. E ci chiama proprio di cambiare la rotta e di cominciare un cammino nuovo. Ivan Dragicevic prega per i giovani, le famiglie e i sacerdoti. Dal 1982 la Madonna gli avrebbe chiesto di formare un gruppo di preghiera con 30 di coetanei per aiutarla a realizzare le sue intenzioni. È sposato con una donna americana, vive tra Boston e Medjugorje e ha 4 figli. È difficile descrivere la bellezza dell'incontro. La Madonna prega sempre tanto, per le vocazioni, per la pace del mondo, per i malati, per i sacerdoti, per le vocazioni. C'è sempre anche una conversazione privata con lei. La Madonna mi parla, guida me e la mia famiglia tramite i messaggi. Esistono incontri anche dove la Madonna mi spiega i segreti che ci ha dato, che io non posso certamente riferire perché sono segreti. L'incontro con la Madonna è molto contenuto. I miei 5 minuti con lei sono come 20 minuti con altri, perché il tempo passa veloce. Guardare la Madonna, il suo viso, il suo sorriso, la sua bellezza. Davvero io sono pieno di pace e di gioia.
Ja bih rekao ova ukazanja. Queste apparizioni sono una svolta e un'occasione per l'umanità. Noi dobbiamo comprendere la serietà di questi messaggi per contribuire ad aiutare la Madonna nella realizzazione dei suoi progetti. Alcuni segreti non sono buoni per il mondo, ma la Madonna ci invita a pregare e con la preghiera possiamo evitare alcune cose che sono contenute in questi segreti. Ora il mondo aspetta solo novità, cerca segni. La Madonna dice ultimamente: non cercate segni esteriori, ma siate voi stessi un segno vivo della mia presenza. Viska Ivankovic prega per i malati, è sposata e ha due figli. Racconta di essere stata portata un giorno dalla Madonna insieme a Jacob in paradiso, nel purgatorio e nell'inferno. La Madonna ha preso la veggente Viska per la mano destra, il veggente Jacob per la mano sinistra, lei davanti a loro e sono partiti. Ma nismo uspjeli ni trepnuto come smo došli u raj. Però non siamo riusciti nemmeno a battere ciglia che già eravamo in paradiso. Raj je dan veliki i beskonačni prostor. Il paradiso è un posto bellissimo, senza confini. Ma jedna svjetlost kao uopće ne postoji tu na zemlji. È una luce così bella che non esiste sulla terra. I videli smo ljudovčani su sive, u rose e giute haljine. Abbiamo visto le persone vestite con i vestiti grigi, rosa e gialli. Odaju, mole, pjevaju. Camminano, cantano, pregano. Iznad mali angeli kruže. Sopra di loro volano i piccoli angeletti. I gospa kaže, vidite kako su tre sretne osobe koje se nalaze tu u raju. Ma jedna radost koja se ne može opisati riječima, koja ne postoji ovdje na zemlji. E la Madonna dice, vedete quanto sono felice queste persone, ma una felicità così particolare che non esiste qua sulla terra. Cistelisce, isto è un veliki prostor. Anche il purgatorio è uno spazio immenso. Samo cistelisce, se ne vide gli udi, jedino se vidi tama, sivo, kao pepeo. Però non si vedono le persone, si vede una cosa grigia come la cenere. Io si eciasse di sosso betrasaiu, darailupaiu. E si sente che le persone si muovono, battono, vogliono rompere. I da stesani treba što više moliti, da su potrebni nasci molitava, da se izbave iz čistilišta. E si sente che queste persone sono bisognose delle nostre preghiere per poter uscire dal purgatorio. Pacca o pacca, ma è una bellica vatra nella sredini. L'inferno nel mezzo c'è un fuoco grande, grande. I najprije e prikaže ljude kak su normalno stanje, kak su poslije. E si vedono le persone prima di entrare dentro questo fuoco e dopo. I poslije fin izlaze iz vatre kao razne životinje, kao da nikad nisu bili ljudi. Escono da questo fuoco come degli animali selvaggi, come se loro non fossero mai stati uomini. I što god dublje upadaju u vatru, sve više protiv Boga. E più cadono in questo fuoco e più contro Dio. Tako da gospa kaže, osobe koje se nalaze tu u paklu, da su otišle same svojom voljom zato što to žele. E la Madonna ha detto ai veggenti, queste persone sono finite all'inferno di sua spontanea volontà, loro hanno desiderato di finire all'inferno. Ma qual è la posizione della Chiesa Cattolica, del Vaticano, sul caso Medjugorje? Padre Salvatore Maria Perrella è il preside della Facoltà Pontificia Marianum, interamente dedicata agli studi e alle ricerche sulla Madonna. È anche membro della Commissione Internazionale Vaticana che sta esaminando il caso Medjugorje. La Chiesa non si è ancora pronunciata per il semplice fatto, primo, le apparizioni, a detta dei veggenti, continuano. Come può la Chiesa determinare un giudizio se il fenomeno, a detta dei veggenti, è ancora in itinere? Secondo, i messaggi.
Noi sappiamo che Maria ha dato questi messaggi, o perlomeno così dicono i veggenti. Da parte mia, come teologo, cosa posso dire di questi messaggi che ho letto e ho studiato? Sono semplici, a volte anche banali. Semplicità e banalità possono essere messaggi veri della gospa della Madre di Dio? Se sono semplici, sì. Se sono banali, mi lasciano perplessi. Io ho detto a un signore: ma se un domani prossimo la Chiesa dovesse decidere, dopo serio lavoro di indagine, guardate, cari amici, non è vero nulla, senza dare un giudizio morale sui veggenti, no? Quale sarebbe il tuo comportamento? Lo disse apposta per vedere la reazione di questo devoto. Lui mi ha sorriso, era un bancario, quindi mi ha sorriso con grande innocenza, un padre di figli. Per me non cambia nulla, perché so solo questo: Maria mi ha fatto incontrare Cristo, ne avevo bisogno. Ecco, tutte le vere apparizioni sono tali se conducono direttamente a Cristo. Nelle apparizioni non c'è gloria per Maria, c'è solo lavoro per Maria. Il salario di Maria è acquistare a Cristo anime perse, cuori duri, percorsi spezzati. Dal marzo 2010 la Commissione Internazionale Vaticana, 16 esperti guidati dal Cardinale Ruini, è impegnata per fare chiarezza sul caso Medjugorje. La vicenda è stata subito studiata dalla Chiesa, ma in tanti anni non si è mai riusciti a giungere ad un giudizio definitivo. La prima commissione diocesana del Vescovo di Mostar, nominata nel 1982, non arrivò a nessuna decisione pubblica. Una seconda commissione, allargata a medici e psicologi, si pronunciò per la non soprannaturalità dei fatti, ma non risolse tutti i dubbi, perché su richiesta della Santa Sede intervenne direttamente la conferenza dei vescovi dell'ex Jugoslavia, che approvò la dichiarazione di Zara. Diceva testualmente: sulla base delle ricerche condotte finora, non si può accertare che si tratti di apparizioni e rivelazioni soprannaturali. Che cosa volevano dire i vescovi? Che in quel momento, 1991, non si poteva riconoscere la soprannaturalità delle apparizioni, ma non si poteva escluderlo per il futuro. Una posizione definita attendista, per indicare una valutazione ancora in corso. Alla fine furono gli stessi vescovi a chiedere un intervento del Vaticano. Ora quest'ultima commissione d'inchiesta, tra non molti mesi, potrebbe concludere il suo lavoro. Ha interrogato tutti i veggenti e diversi suoi componenti si sono recati per alcuni giorni a Medjugorje. La Chiesa, secondo la sua tradizione, procede con grande prudenza. Al termine la Commissione dovrà presentare le sue conclusioni alla Congregazione per la Dottrina della Fede, che a sua volta porterà il suo responso sulle apparizioni al Papa. Per molto tempo, circa una decina d'anni, mi hanno impedito di parlare di Medjugorje perché, se così posso dire, l'argomento disturbava e persino complicava la pubblicazione del mio primo dizionario edito in francese e in italiano. Penso che adesso le condizioni siano cambiate, come d'altronde io stesso ho scritto alle persone interessate, e sono cambiate in questo senso. Il Papa ha preso in mano la questione, ha nominato una commissione pontificia. Il mio giudizio su Medjugorje è positivo per come l'ho vista e conosciuta. È vero che a Medjugorje sono state concesse grazie. I sei veggenti sono tutti sposati e hanno fatto matrimoni seri, seguiti a fidanzamenti seri, cosa oggi molto rara, e penso che le loro famiglie siano, ciascuno a suo modo, esemplari. Non hanno più vino. Ho pensato, magari vuoi fare qualcosa per loro. Lo sai, madre, non è ancora giunta la mia ora. Ma loro non avranno un altro matrimonio.
Gli ospiti se ne andranno, la festa sarà completamente rovinata. Riempite le giarre d'acqua. E cosa ce ne facciamo dell'acqua? Portatele al maestro di tavola. Ma penserà che lo stiamo prendendo in giro? Lui è molto severo. Andrà su tutte le furie. Riempitele e portatele al maestro di tavola. Maria Voce, qual è il ruolo di Maria nella storia dell'umanità e della Chiesa? Ma se posso dire così, mi sembra che è proprio il ruolo di una madre e che questo è venuto particolarmente in luce nei momenti difficili dell'umanità. Io credo che da quel momento, quando Gesù sulla croce ha affidato la Chiesa e l'umanità a Giovanni, Maria non ha mai cessato di essere presente, di svolgere questo ruolo, ma credo che in modo particolare nei momenti in cui si sono verificati più attacchi o contro la Chiesa o anche semplicemente più difficoltà per l'umanità sofferente, Maria ha trovato il modo di farsi presente, di esserci, e quindi anche questi ultimi periodi, le varie apparizioni che ci sono state e soprattutto quella irruzione carismatica che c'è stata nella Chiesa anche grazie ai nuovi movimenti, alle nuove associazioni, mi sembra che sia il tocco di una madre che vuole bene alla creatura che Gesù gli ha affidato. Maria Voce guida oggi il movimento dei focolari, che si chiama Opera di Maria, movimento fondato da Chiara Lubich nel 1943. Maria Voce, che cosa pensa del fenomeno spirituale di Medjugorje? Penso che è un fenomeno di grazia. Io non ci sono mai stata, ma ho conosciuto persone che sono state a Medjugorje, ne ho conosciute alcune che hanno veramente cambiato vita dopo essere state a Medjugorje. Io non mi domando tanto se è autentico o se non è autentico il fenomeno dell'apparizione. Io sono sicura che è autentico il fenomeno di grazia che c'è. E questo mi dice che Maria è all'opera a Medjugorje come in tantissimi altri posti, anche a Civitavecchia, dove non so che cosa, a che punto sia lo studio del fenomeno, però so che quando si passa da quella chiesa dove c'è l'immagine della Madonna di Civitavecchia si ha la sensazione che Maria è all'opera con la sua grazia. Quindi certamente aspetto come tutti il pronunciamento del Magistero della Chiesa per sapere sull'autenticità, sulla veridicità delle apparizioni, però sono sicura che anche se non fossero vere le apparizioni è vera la grazia che Maria riversa in questi luoghi, magari provocata semplicemente dalla fede di qualcuno, ma su cui Maria interviene perché vuole essere presente e vuole dare, distribuire la sua grazia. I sei veggenti di Medjugorje sono stati indagati in modo molto approfondito dalla scienza. Commissioni di medici e decine di esami specialistici e di esperimenti hanno escluso l'inganno e la frode, ma anche qualsiasi forma di isteria, allucinazione, epilessia. Durante le estasi è stato accertato che i sei veggenti non sentono dolore, non hanno sensibilità, perdono il contatto con l'ambiente e presentano un'anomala dilatazione delle pupille. Don Primo Martinuzzi, psichiatra e sacerdote, ha partecipato alle ricerche e conosce da vicino i sei veggenti. Chi va a Medjugorje può fare questa esperienza, può partecipare a queste estasi che sono veramente bellissime e nessuno può dubitare che ci siano finzioni, che ci siano suggestioni, che ci siano forme, diciamo, di inquinamento di un'esperienza veramente
bella e autentica. D'altra parte, varie commissioni di medici si sono susseguite in questi anni per esaminare i veggenti durante l'estasi, e tutte queste commissioni di esperti, di medici, eccetera, hanno confermato che quello che lì avviene è scientificamente inspiegabile e solo la spiegazione di vere estasi e quindi vere apparizioni può giustificare questi fenomeni. Ma torniamo al giugno 1981. La vita per i ragazzi è durissima. La polizia del regime comunista di Tito li perseguita, tenta di rinchiuderli in un ospedale psichiatrico, minaccia le loro famiglie e prova con ogni mezzo a fermare il flusso delle migliaia di persone che si dirige verso la collina delle apparizioni. Padre Iozzo, allora parroco di San Giacomo, la chiesa di Međugorje, retta dai frati francescani, viene arrestato e torturato. Un mese e mezzo prima, il 13 maggio 1981, nel 64esimo anniversario della prima apparizione della Madonna a Fatima, precisamente alle 17:19, il killer Ali Akça spara a Giovanni Paolo II in piazza San Pietro. Ore 17:19, la jeep corre verso l'arco delle campane, attraverso via delle fondamenta giunge al cortile del Belvedere, poi devia a destra. Lì c'è il pronto soccorso del Vaticano. Ferito, il Papa viene adagiato per terra e visitato dall'archiatra pontificio, il dottor Renato Buzzonetti. 17:35, arriva l'ambulanza al gemelli. Quello che fa gridare al miracolo è che la pallottola non ha leso organi vitali. Bastavano due millimetri di differenza e il Papa sarebbe morto. Praticamente ero ormai dall'altra parte, dirà in uno dei suoi ultimi scritti. Akça sapeva come sparare e sparò certamente per colpire. Soltanto fu come se qualcuno avesse guidato e deviato quel proiettile. Così nel libro Memorie e Identità il pontefice polacco ricostruiva quel momento drammatico e simbolico insieme, convinto di essere stato salvato dalla Madonna. Nel 2000 il cardinale Tarcisio Bertone fu inviato dal Papa stesso nel monastero in Portogallo dove viveva Suor Lucia, uno dei tre piccoli veggenti di Fatima ormai 93enne, che confermò. Lei aveva collegato immediatamente il terzo segreto che parlava dell'uccisione del vescovo vestito di bianco con il tentativo di assassinare il Papa polacco. Ma Giovanni Paolo II non muore, come invece dice la visione. Suor Lucia, come lo spirito, la forza della preghiera ha modificato gli eventi, cambiando il corso della storia. Subito dopo l'attentato al Papa, a Međugorje, i veggenti riferiscono che Maria invita continuamente alla conversione, alla preghiera, alla pace, alla riconciliazione con Dio e tra gli uomini. Pace, 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 avrebbe detto piangendo il 26 giugno 1981 a Maria. I veggenti non capivano, ma a 10 anni esatti da quella data, il 26 giugno 1991, scoppia la guerra nell'ex Jugoslavia, durissimo conflitto etnico e religioso. E mentre i territori vicini venivano gravemente colpiti e ancora oggi se ne vedono i segni in molti edifici, Međugorje è preservata, nonostante più volte gli aerei cerchino di bombardarla. Il mondo cambia. Dopo il crollo delle dittature comuniste, la sfida della globalizzazione. Il nuovo millennio si apre con molte speranze, poi frenate dal terrorismo dell'11 settembre e da altre guerre. È una fase anche di confusione, di insicurezza, ritorna la persecuzione dei cristiani in diversi paesi, mentre l'economia attraversa una grave crisi strutturale ed etica. Tuttavia non mancano le forze che lavorano per realizzare condizioni migliori di vita, per l'eguaglianza delle opportunità, per una convivenza pacifica e umanamente rispettosa. Ma non può essere diversamente. No. Non ti lascerò. Sarò con te. Madre. È vero, fra poco tu non mi vedrai più. Ma poi presto ci vedremo di nuovo. Pensa a una donna che partorisce.
In quel momento è presa dal panico, ma poi quando ha dato finalmente alla luce il suo bambino, il suo cuore è pieno di gioia. Sta vicino a Maddalena. O il dolore la farà impazzire. E anche a loro si sentiranno perduti. Avranno bisogno della tua fede. Ma io non ti lascerò senza figli, né loro orfani, perché io vivo. E voi tutti, voi vivrete. La Madonna nella storia e nel futuro dell'umanità. A Medjugorje avrebbe indicato una strada semplice fatta di 5 sassi per il cammino della vita. La preghiera, l'Eucaristia, la Bibbia, il digiuno, la confessione. Come a Fatima si parla di segreti per affrontare il presente e i giorni che ci attendono. Per Natale 82 Madonna mi ha dato ultimo, 10° segreto e lei mi ha detto che devo scegliere un sacerdote a chi dirò segreti. Io ho scelto un padre e devo dire a lui 10 giorni prima cosa si succede e dove. 7 giorni stiamo in digiuno e la preghiera. A 3 giorni prima lui deve dire a tutti. Lui non ha diritto di scegliere, dirà o non dirà. Lui, come è preso quello compito di Dio, deve fare come è la volontà di Dio. Madonna sempre dice, non parlate su segreti, pregate, perché chi sente a me come madre ed io come padre non ha paura di niente. Padre Peter, lei è il frate francescano che la veggente Miriam ha scelto perché quando verrà il momento saranno comunicati al mondo i 10 segreti. Ma potrà avvenire anche questa volta che prima che i fatti accadano le preghiere cambino il corso della storia? Veramente una vera preghiera col cuore può cambiare anche tante cose, anche questa storia. Questo impara nostra cara madre da tanti anni, anche sempre dove è apparsa. E ha detto così, con la preghiera, col cuore, con totale abbandono, preghiera dove cerchiamo la volontà di Dio e veramente Dio può cambiare tutto, anche dare a noi un aiuto per capire qualche cosa che è molto difficile. Questi segreti sono segreti, non sappiamo quando vengono, aiutano noi adesso per preparare per tutto che viene. Dobbiamo essere pronti per tutto questo che dovrebbe venire. Tra poco tempo, possiamo dire. Potrebbe essere tra poco. Adesso io dico sempre, non viviamo una grande miseria e vediamo come tanti peccati sono oggi in una situazione caotica in tutto il mondo. Non vediamo così, non voglio speculare quando tutto avviene. Solo possiamo dire noi dobbiamo essere pronti per tutto questo che dovrebbe succedere. C'è da avere paura? Se amiamo Dio, se contiamo su Dio, non dobbiamo avere paura. Questi che non contano su Dio e possono avere paura da tutto questo. Non sappiamo che sono segreti. Sappiamo per due primi anche. Terzo segreto dovrebbe essere un segno sulla collina di apparizione e questo dovrebbe essere una grande gioia per tutti che sono stati a Medjugorje, per tutta l'umanità. Anche una chiamata per cambiare il tipo di sua vita per la commissione, un aiuto. C'è un'altra aria, c'è un altro sole sulle colline. Mettete Dio al primo posto, pregate. Questo è il senso dei messaggi, che insistono sempre sullo stesso punto. La vita è una cosa seria, è un dono di Dio e nel combattimento contro il male le armi spirituali ci sono. Ma come va affrontato in modo consapevole, equilibrato e attivo il tema del male? Scienza e fede sono come le due ali che innalzano l'uomo alla contemplazione della verità. Nella mia esperienza di esorcista e di psichiatra
nel discernimento dei fenomeni che vivono tante persone, anche angosciate, che si presentano a me per chiedere un aiuto, l'esperienza della fede e della scienza insieme veramente diventa liberante per loro, aiutarli a conoscere la realtà dell'uomo come unità biopsico-spirituale. Comporta a non fare confusione, a non avere dei pregiudizi, a non farsi delle convinzioni errate. Scienza e fede illuminano l'uomo e lo aiutano a vincere il male in tutte e tre le dimensioni della persona, in maniera corretta, in maniera matura e anche in maniera risolutiva. Per il cristiano il peccato, il male, la morte non sono mai l'ultima parola, essendo stati sconfitti dalla morte e risurrezione di Gesù. È il grande tema della fede. E quest'anno per la Chiesa avrà inizio l'11 ottobre l'anno della fede, in occasione del 50° anniversario dell'apertura del Concilio Vaticano II. Il Papa richiama ad un risveglio e dice, citando una frase del Vangelo di Matteo, «Non possiamo accettare che il sale diventi insipido e la luce sia tenuta nascosta». Maria come modello perfetto di fede, si pone come maestra e guida. Per Maria a Gesù. Eccomi. Una strada aperta che invita tutti al dialogo, anche i non credenti e personalità della cultura laica come il filosofo Remo Bodei, recentemente impegnato in alcuni studi sul senso mistico della rappresentazione della Madonna che allatta. Io mi interesso della Madonna in senso storico e anche dal punto di vista della Madonna intesa come madre e soprattutto nella pittura e nella mistica europea a partire dal XII secolo. E San Bernardo è questo mistico che riceve un getto di latte dal seno della Madonna per indicare il rapporto tra amore e sapienza, una sapienza che non è semplicemente razionalistica ma è appunto mistica, che allude a qualche cosa di grande. Il significato di queste immagini oggi e in generale del culto della Madonna è appunto la figura materna che nutre la fede, e in questo senso c'è un ritorno in una situazione odierna di insicurezza del culto della Vergine. No, noi non vogliamo il tuo sepolcro, non ne abbiamo nessun bisogno, no. Non ricordate più cosa ci aveva detto. Il figlio dell'uomo soffrirà e sarà ucciso. Ma dopo tre giorni, risusciterà. No, noi non dobbiamo chiuderlo in un sepolcro. Maria, andiamo. Ma come, già non credi più in lui, Giovanni? E anche tu, Pietro? Lui vivrà. Gesù vivrà. Gesù vivrà. Gesù vivrà. Maria nella nostra storia. Papa Ratzinger conclude l'enciclica Spes Albi indicando Maria come stella della speranza nella vita di ciascuno e per il mondo, perché scrive Benedetto XVI, la nostra speranza è sempre essenzialmente anche speranza per gli altri, solo così essa è veramente speranza anche per me.
Con Maria, madre della speranza, il mondo non è senza luce, è aperto a Dio e ad una prospettiva delle relazioni più grande, quella della fraternità. Forse per questo Maria di Nazareth è anche una possibilità di incontro tra le grandi religioni. Rabbino Capodisegni, che cosa rappresenta la figura di Maria per l'ebraismo? Dal punto di vista storico non c'è assolutamente dubbio che ci sia una piena coscienza diffusa e indiscussa nell'ambito del mondo ebraico che Maria è una figlia del nostro popolo, quindi appartiene a noi la sua storia e tutto ciò che la riguarda. Dal punto di vista religioso il discorso è molto differente, perché invece c'è un'estraneità totale, cioè tutto ciò che rappresenta per gli altri dal punto di vista religioso per noi non rappresenta e quindi non è per noi alcun riferimento. In quel poco che c'è di narrazioni ebraiche a proposito delle origini del cristianesimo, in queste narrazioni emerge una costante, che è quella che Maria viene rappresentata sempre in maniera, diciamo, non troppo polemica, ma in modo positivo, magari come una vittima di avvenimenti molto più grandi che l'hanno travolta. Dal punto di vista del dialogo interconfessionale, chiaramente il fatto che Maria non solo, ma tutta la sua famiglia e così tutti i discepoli di Gesù fossero tutti quanti ebrei rappresenta ovviamente un elemento fondamentale di contatto. Con altre religioni il discorso è molto più complicato. Shehrazad Ujmand, lei è una teologa islamica, che cosa rappresenta Maria nell'Islam? Maria nell'Islam è una figura di grandissima importanza, perché il capitolo 66 la ricorda come modello da seguire per uomini e donne di tutti i tempi, esempio di fede per tutti gli uomini di tutta la terra. E poi la presenta anche come fonte di sapienza, quella figura che abbraccia tutti gli uomini con la sua grande sapienza, potendo leggere tutte le parole diverse e infinite del creato. Anche l'apparizione di Maria a Fatima ha avuto un segno di amore verso i musulmani, perché Fatima, la figlia del profeta Maometto, allora i musulmani si sono sentiti già abbracciati da questa apparizione. Anche a Medjugorje c'è un segno di misericordia, un'apparizione in una terra così sofferta dalla violenza e dalle divisioni. Per questo Maria sarà la voce della pace e della fratellanza per il nostro mondo futuro. E a te, madre mia, madre nostra, madre di tutti noi, donne e uomini del nostro pianeta, lascia che ti ripeta, se qualche volta, intonando il rosario, una colata di cielo ci circonda e tutto il mondo, per quanto bello sia, si appanna a quell'incanto, che sarà incontrarti, Maria? Affamati come lupi, viviamo in crudeltà e tutto sembra perso in questa oscurità. All'angolo indifeso ti cerco accanto.